In occasione dell'uscita di Bad Company 2 abbiamo deciso di provare a fare un raffronto tra i due maggiori FPS presenti in questo momento sul mercato, ovvero Modern Warfare 2 e Battlefield appunto. Ognuno di noi proverà a sostenere il proprio gioco preferito, provando a spiegarvi quali sono i punti di forza e di debolezza che ci hanno portato ad avere questa scelta. Io sosterrò Bad Company, mentre Andrea e Andy Monza sosterrà Modern Warfare 2. Cominciamo a, diciamo, scomporre i giochi in elementi e ad analizzarli uno per uno. Direi di partire dalla campagna, quindi campagna singolo giocatore. Parliamo di quella di Modern Warfare. Allora, cominciamo subito dai difetti, così almeno ce li leviamo di torno. Il primo difetto è la frammentazione, ovvero si passa per il punto di vista di vari soldati, molti angoli del globo, è tutto molto veloce, si fa fatica a mantenere sempre ben chiaro il filo conduttore. Questo sicuramente è il principale difetto della campagna di Modern Warfare 2. È un difetto senza dubbio ereditato dal primo capitolo della serie, e era chiaramente una cosa che abbiamo riscontrato anche durante la nostra recensione. Per quanto riguarda invece i lati positivi, che sono anche un po' figli di quelli negativi, abbiamo una grandissima dinamicità, proprio perché il punto di vista continua a cambiare, un continuo cambio di ambientazioni e poi un utilizzo molto cinematografico delle telecamere durante le cutscene e degli script, che da sempre naturalmente sono uno dei grandissimi punti di forza della serie. La campagna in singolo giocatore di Bad Company 2, essendosi ispirata molto di più rispetto al primo capitolo a Modern Warfare, assume qualcuno di quei dei punti deboli elencati da Andrea precedentemente. Infatti è una campagna molto lineare che vede nel veloce susseguirsi degli eventi il suo fulcro, ma questo veloce susseguirsi degli eventi, se da un punto di vista del gameplay è un fatto positivo perché possiamo vedere ambientazioni desertiche e altre in paesaggi nevosi, dall'altra parte rende la trama un po' più spezzettata, anche se in questo caso, avendo un unico gruppo di personaggi da seguire, è più semplice tenere il filo del discorso della trama. Un altro difetto potrebbe essere quello della linearità delle ambientazioni. Rispetto al passato, infatti, i livelli sono molto più stretti e la strada da seguire è una ed unica. Questo fa sì che gli eventi scriptati risultino molto più spettacolari, molto più coinvolgenti rispetto al passato, ma limitano un po' la libertà del giocatore nel giocare propriamente il titolo. Passiamo ad alcune considerazioni sul gameplay e l'intelligenza artificiale, che naturalmente, trattandosi di sparatutto militari, è un punto assolutamente fondamentale. Allora, il gameplay di Modern Warfare 2 è senza dubbio veloce e frenetico, questo da sempre è uno delle caratteristiche della serie. L'intelligenza artificiale è stata senza dubbio migliorata rispetto a quella del capitolo precedente, soprattutto nel lancio delle granate, che era uno dei difetti principali, e anche sulla diciamo consapevolezza dell'ambiente circostante, quindi abbiamo nemici molto più reattivi da questo punto di vista. È stato fatto anche un gran lavoro per quanto riguarda le dimensioni delle mappe, che danno sempre un'impressione di buona apertura grazie agli sfondi. In realtà non sono enormi, ma diciamo le dimensioni sono sempre giuste in relazione al numero di nemici e alle azioni che si devono compiere all'interno delle mappe. Altri due elementi degni di considerazione sono, il primo è senza dubbio l'utilizzo di veicoli, che anche qui è sempre stato uno dei segni distintivi della serie Call of Duty. In Modern Warfare 2 le uniche due occasioni in cui ci si trova a guidare veicoli sono sicuramente molto lineari, la direzione in cui procedere è solo una, cioè soltanto questo grande effetto di velocità e questa necessità di sparare tutto quello che si muove, ma di sicuro non si può parlare di un'esperienza di guida. E l'altro è il feeling delle armi, che invece è da sempre uno dei vanti sicuramente di Modern Warfare, sono assolutamente realistiche, se ne sente tutto il peso e soprattutto la grande differenziazione da una bocca di fuoco all'altra. Anche per quanto riguarda Bad Company 2 si può notare un notevole miglioramento dal punto di vista dell'intelligenza artificiale. I nemici infatti non punteranno sempre sistematicamente al giocatore, ma agiranno in modo tale da affrontare quale che secondo una logica di guerra è la minaccia più pressante alla loro salvaguardia. Questo sistema riesce a rendere molto più vario il gameplay piuttosto che il semplice avanzare per spazzare via tutto quello che ci si trova di fronte. La vera differenza è l'intensità degli scontri. Infatti, se in Modern Warfare 2 il combattimento è molto adrenalinico ed è continuo, in Battlefield è diviso più che altro in diversi segmenti e tra l'uno e l'altro l'azione scema un po'.
Poi nel caso di una delle poche mappe nelle quali si ha più libertà di movimento, i nemici sono concentrati semplicemente in poche sparute postazioni, lasciando una sensazione di desolazione difficilmente colmabile. Questo però dà tutta una maggiore soddisfazione all'utilizzo dei vari mezzi di trasporto. Infatti in Battlefield ogni volta che incontreremo un veicolo saremo liberi di utilizzarlo e sfruttarlo a nostro piacimento. Passiamo al multiplayer, che è un po' il piatto forte di Modern Warfare 2. Anche qui l'accusa principale che è stata mossa è quella di essere ancora troppo uguale a quello del predecessore, e ancora una volta va detto che gli aggiustamenti comunque non sono stati pochi. È stato approfondito moltissimo il discorso dei perk, sono state aggiustate le reward dei killstreak, naturalmente nuove mappe, le modalità non sono cambiate ma erano già presenti sicuramente in numero non indifferente. Abbiamo tuttavia un multiplayer di cui va considerato un aspetto interessante, ovvero il focus, le più grosse reward vengono sempre date per l'uccisione degli avversari, quindi diciamo che è un comparto multigiocatore che ricompensa molto di più l'uccisione di avversari piuttosto che il completamento di obiettivi. Questo ne fa un comparto multiplayer individuale, in un certo senso è possibile assolutamente divertirsi anche quando non si è in gruppo. Naturalmente raggiungere questo obiettivo non è stato facile per gli sviluppatori, perché anche questo richiede molto bilanciamento, cioè fare di un'esperienza che è comunitaria una cosa divertente anche per chi gioca da solo non è assolutamente facile, richiede testing e bilanciamento, e questo è stato fatto perché l'esperienza è divertente anche per chi gioca da solo. Diversamente, chi ama giocare in gruppo e completare obiettivi insieme potrebbe trovare più interessante alcune caratteristiche di Bad Company, come adesso Luca ci dice. Il focus di Bad Company 2 è infatti quello del gioco di squadra. Non per niente si hanno solo 4 modalità e ognuna di esse comprende l'essere parte di un team. A partire da Conquest fino a tutte le altre modalità, se non si è parte di un gruppo, se non si recita un ruolo come può essere quello del ingegnere o del medico, difficilmente si potranno ottenere ottimi risultati. Questo è ottenuto sia grazie alla soddisfazione e all'abilità nel fornire delle classi molto divertenti da utilizzare, ma anche tramite il sistema di punteggio che va a premiare tutte le azioni di supporto e non premia particolarmente le varie uccisioni. In questo modo le persone saranno spinte a cercare di cooperare per ottenere l'obiettivo piuttosto che isolarsi e cercare indiscriminatamente l'uccisione. Questo comporta però il fatto che una persona da sola, a meno che sia predisposta a farsi in quattro per aiutare la propria squadra, difficilmente potrà trovare divertimento in queste modalità, anche perché sono sicuramente molto meno immediate, in quanto il capire l'obiettivo e il capire una mappa richiede una determinata esperienza, e anche perché è difficile entrare nei meccanismi di un team ben collaudato. Passiamo poi ad un altro argomento scottante, che è senza dubbio la tecnica. Diciamo subito di Modern Warfare 2, si è puntato tutto sulla fluidità. Naturalmente da sempre l'obiettivo di Infinity Ward era quello di arrivare ai 60 fps, ce l'avevano già fatta con il 4, ce l'hanno fatta nuovamente con il 6, ovvero Modern Warfare 2. Nonostante la ricerca della massima fluidità, va detto comunque il comparto texture è di altissima qualità e anche l'ampiezza, diciamo, la profondità di campo non ne ha sofferto più di tanto. Cosa invece ne ha sofferto? L'interattività con l'ambiente, che da sempre è una delle cose più limitate in Call of Duty, ovvero è praticamente del tutto assente. Laddove non ci sono script, non c'è neanche alcun modo di danneggiare più di tanto l'ambiente, ed è invece una cosa dove Bad Company eccelle. Per quanto riguarda Bad Company, la scelta di DICE è stata quella di puntare ovviamente sulla distruttibilità degli ambienti e su un warfare che puntasse molto sull'utilizzo dei veicoli. Il Frostbite 2.0 è un motore grafico assolutamente impressionante, perché nonostante tutto questo riesce a presentare un livello di dettaglio e un livello meramente estetico molto elevato. Il fatto è che, confrontando i due giochi, si può notare una certa sporcizia del
nella restituzione degli ambienti e delle ombre e delle texture di qualità leggermente inferiore. Però dal punto di vista della fisica di gioco non c'è nemmeno partita. Infatti, se da una parte ogni cosa, dalla minima cassa fino al muro, sono indistruttibili, in Bad Company 2 è persino possibile abbattere un intero edificio. Quindi questo consente al giocatore di sfruttare queste caratteristiche a suo favore, andando a modificare un po' l'approccio al gameplay, che è molto meno stazionario rispetto a quello di Call of Duty. Arrivando dunque alle conclusioni, chi dovrebbe scegliere Modern Warfare? Senza dubbio chi chiede un'azione molto veloce, molto frenetica. Questo vale sia per la campagna singolo giocatore, sia per il comparto multigiocatore offerto. Sono entrambe esperienze che sono innanzitutto fruibili anche a più riprese e in sessioni molto brevi. Una partita multiplayer da 10 minuti a Modern Warfare può essere assolutamente soddisfacente, proprio per tutti i motivi illustrati finora, proprio perché per lo più individuale, proprio perché si basa soprattutto sull'uccisione degli avversari. Una partita anche molto breve può essere assolutamente divertente e autoconclusiva, esattamente come nel single player. Di conseguenza si adatta perfettamente a chi vuole un'esperienza rapida, facilmente fruibile, divertente anche nel breve periodo. Bad Company 2 invece è maggiormente indicato a chi ha un piccolo gruppo di amici con i quali giocare ogni sera. Le modalità di gioco infatti sono state studiate per gruppi da 4 fino a 8 persone e sicuramente il divertimento è assicurato più sulla lunga distanza, dato che una partita rush potrebbe durare anche un'ora. Per quanto riguarda la campagna singolo giocatore, si potrebbe dire che le due esperienze più o meno si equivalgono. Infatti sono dei giochi molto brevi, ma molto intensi e molto spettacolari. Dal punto di vista del gioco cooperativo, invece, Modern Warfare 2 è decisamente superiore. Infatti Bad Company 2 non possiede nessun'altra modalità se non quella storia e quella multiplayer. Invece il comparto di Special Ops di Modern Warfare è comunque molto divertente e il giocarlo con un amico è sicuramente un valore in più. Detto questo, riteniamo che le due esperienze siano comunque di assoluto valore e speriamo che attraverso questo mini speciale di essere riusciti a delineare maggiormente verso quale dei due giochi orientarsi in base ai propri gusti.